Mediterraneo è stato il nostro disco più veloce e anche forse quello uscito più col sorriso. Difatti anche la copertina del disco proprio parla, cioè esplicita questo concetto, un disco uscito con col sorriso, con una bocca. Mediterraneo perché c'è dentro 150, perché si parla della nostra Italia. Mediterraneo perché si parla di amori latini, perché si parla dell'amore come si vive in Italia, come lo viviamo noi. Mediterraneo perché è molto caldo, molto passionale, molto, molto passionale. Stiamo partendo un po' un work in progress, però partendo dalle prime date ci stiamo muovendo con mezzi ibridi, portiamo la raccolta differenziata. Adesso stiamo ad esempio cercando un sistema di alimentare i nostri concerti attraverso fonti rinnovabili. Adesso stiamo parlando di batterie al litio ricaricate, non so, con un eolico piuttosto che un solare. Ci stiamo lavorando ovviamente perché sono tecnologie nuove, però quello che ci piacerebbe è proprio che la gente avesse un messaggio dai nostri concerti proprio di grande attenzione verso l'ambiente, e ci piacerebbe proprio essere il meno impattanti possibile sul nostro pianeta. Noi cercheremo di far pensare alle persone con dei messaggi non tanto subliminali, perché poi alla fine lo diremo, ma racconteremo un po' il nostro viaggio, insomma, nel mondo dell'ecologia, nel mondo del pulito, insomma, nel mondo più pulito. Saluti e baci da una cartolina, tan tan tan, time out. Musica dei Rio è diventata forse più istintiva, meno pensata, e come sempre noi cerchiamo contaminazioni nuove e nelle nostre canzoni, e forse insomma in questo disco ci sono un paio di brani che sono contaminati dal mento reggae. Il mento è una sorta di reggae, calypso, insomma, genere nato nelle zone caraibiche del Centro America, e in particolare Gioia nel cuore, che è il primo singolo, e un altro brano che si chiama Mondo Incredibile, sono proprio nati con questa intenzione. Gioia nel cuore penso che sia probabilmente il singolo più centrato sul nostro gruppo, sulla nostra mentalità, sul nostro modo di essere. Ne avevamo fatti altri, c'era Vita Perfetta, Il Movimento dell'Aria, Chiaramente Sei Quella per Me, cioè insomma tutti i pezzi che abbiamo cercato di dare una nostra originalità di suono e una nostra originalità nel modo del vedere le cose.